Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il processo di elaborazione del lutto, in base all'intensità del legame affettivo interrotto, alle sue modalità e a diversi fattori protettivi o di rischio, può essere di durata e complessità variabile. Solitamente, nella sua fase acuta, viene completato entro 6 a 12 o anche 24 mesi in caso di perdite di figure relazionali primarie, genitori, figli, partner, fratelli e sorelle, anche se non sono infrequenti possibili. Sequele per periodi successivi, si deve comunque tenere conto che il processo di elaborazione è fortemente soggettivo e può durare per tempi assai variabili in base a fattori personali e situazionali. Ma a colpire più di tutti era la sua voce, un tono caldo e profondo che lo hanno spinto a fare il doppiatore cinematografico, prestando il suo nome a grandissimi attori. È stato la voce di Ben Kingsley di Schindler's List, ma anche di Raul Julia nella famiglia Addams. Poi citiamo tra tutti anche Pete Postlethwaite in Grazie, Signora Thatcher e Michael Caine in Rumori fuori scena. In tanti anni di carriera, inoltre, Zucca ha lavorato anche per quanto riguarda nei film di animazione, prestando la sua voce a prodotti come L'Era Glaciale e A Bug's Life Mega Mini Mondo, tra i tanti. Nella sua lunga attività, inoltre, non vanno mai dimenticate le serie TV, dove la sua voce è legata a personaggi di Otto sotto un tetto così come Law e Order, i due volti della giustizia, Better Call Saul e Il Trono di Spade, tra gli altri. Nello stesso giorno in cui è stata diramata la notizia di un altro lutto importante nel cinema, la settima arte italiana deve fare a meno di Franco Zucca, un importante interprete. Su di lui sappiamo che è nato a Trieste nel 1952 ed ha iniziato la sua carriera come attore teatrale, approdando sui palcoscenici più importanti della nostra penisola,